Tutto fa spettacolo e questa fino adesso è stata, lo dico davanti a una Miss Italia che oggi mi è collega, un po' secondo me standardizzata e ministeriale, e siccome è una forma di spettacolo in cui si accompagnano le ragazze che sono venute a fare qualche cosa, noi cercheremo di fare quello, perché sennò diventa solo, io ho giocato nei trailer che abbiamo fatto insieme a chiudere Miss Italia, come dire, a segregarla dietro una porta e a non volere la cartelletta in mano. Un gioco molto semplice per far capire che forse tentiamo più di fare spettacolo su proprio la conduzione che leggere le regole, i numeri e quant'altro. Cose che faremo, speriamo, in maniera poi più divertente. Tu che cosa aggiungi? Beh, io... Aggiungi bene. Cosa? Aggiungi cosa? Bene. Cosa aggiungi? Ma io sale quanto foto? Basta. No, vabbè, anche io sono nuova in questa diciamo che mi sento molto, molto tranquilla perché sono qui accanto e Cesare Bocci che non è qui con noi. Quindi insieme c'è un intrattenimento in teoria tra le due famiglie. Penso di sì. Quanto moderna sarà questa nuova Miss Italia? Beh, questa è una domanda filosofica. Io penso che la modernità è mettere insieme all'inizio un riferimento con l'antica Grecia che faremo citando Frine, per poi arrivare nel finale, come dire, a una riflessione di natura sociologica su che cosa significa il futuro di Miss Italia. C'è in questa Miss Italia un ritorno al passato o è un futuro di prospettiva? Io spero un futuro di prospettiva. Se la dico la stessa cosa in campagna elettorale prendo un bel po' di voti.